che non sempre c'è il sereno. Pronto? Pronto, Valeria? Sì, Ciao, ciao. salve, Radio Doppio Zero, benvenuta. Benvenuta. Allora, Grazie. diamo il benvenuto appunto a Valeria Farinacci, direttamente dal Festival di Sanremo, con il suo primo EP, dopo la bellissima esperienza col brano Insieme. Raccontaci un po' com'è stata questa bella esperienza. Meravigliosa, io non mi aspettavo di arrivare su quel palco. Sono arrivata lì grazie ad Area Sanremo, che è un semplice concorso, quindi ho fatto un provino. Sono partita, sono andata a Sanremo con la mia valigia e i miei sogni, e i miei sogni sono diventati realtà, perché poi oltre al palco del festival, che è stata un'emozione indescrivibile, ho presentato, oltre l'inedito di Sanremo, che è Insieme, un progetto. Questo progetto prende il titolo dal pezzo che ho portato, quindi è un mini album che si chiama Insieme, ma è frutto di un lavoro di tanti mesi con altri inediti, ed ora sono davvero contenta di poterlo portare, far conoscere la mia musica e poterlo portare in giro per l'Italia. Bello, 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 infatti questo bellissimo EP. E quindi non sei rimasta un po' delusa dal fatto di non essere arrivata in finale, di non avercela. Ma guarda, io in realtà sapevo che comunque ovviamente qualcuno doveva pure uscire, essendo una sfida e una gara, non ti nascondo che magari arrivare nella seconda serata sarebbe stato un modo per poter cantare di nuovo il mio pezzo e quindi una maggiore visibilità. Ma non importa, perché comunque per me è stata una grande occasione, un grande punto di partenza. Come ti dicevo, ora c'è il progetto, quindi ora è il momento di rimboccarsi le maniche e di fare musica. Beh, giusto, giusto, giusto. Quindi farai una serie di concerti, di store, cosa hai in programma? Ci stiamo lavorando, siamo con un progetto in cantiere, ma l'obiettivo è proprio quello di girare l'Italia, di portare il mio progetto, di far ascoltare la mia musica, essendo un'artista emergente, ce n'è bisogno e non vedo l'ora Eh poi. beh certo, a noi fa molto piacere. Allora, quello che ho detto anche agli altri giovani che ho intervistato, continuate sempre con i vostri progetti, non vi arrendete mai perché Sanremo è un trampolino di lancio, come si dice, poi, per poi andare sempre avanti. Quindi ti auguriamo di fare Vero. un disco vero e proprio, insomma, o dopo questo EP, insomma, di continuare a lavorare. Che cosa hai? Grazie. Prego, che cosa hai in programma in futuro adesso? In futuro l'obiettivo è di fare un album, come dicevi tu, proprio di lavorare ancora di più, appunto, di rimboccarmi le maniche e di continuare l'università, perché io ho sia una grande passione per la musica che una grande passione per le lingue. Bello. Sono tornata, adesso mi sono iscritta alla magistrale, quindi sono tornata all'università e vorrei, cosa che ho fatto finora, cercare di portare avanti entrambe le cose. Non sarà facile, certo, però l'obiettivo è questo. E noi te l'auguriamo. Radio Doppio Zero ti fa un grosso in bocca al lupo per la tua sfavillante carriera e speriamo di sentirci Grazie. presto con il tuo nuovo progetto, va bene? Grazie mille, vi Prego, in sviluppo, gran bocca al lupo grazie. per tutto. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.